È ripartita a Porta Palazzo, come in altri mercati di Torino, la protesta degli ambulanti extraalimentari. Siete scesi in piazza con i banchi vuoti. Sì, oggi siamo scesi con i banchi vuoti. Le manifestazioni dei giorni scorsi sono state in altre piazze. Oggi abbiamo voluto essere presenti sui nostri posti di lavoro per dimostrare, anche in questo modo pacifico, che il mercato non è assolutamente pericoloso. Non lo diciamo noi, lo dice la scienza, che sui mercati all'aperto non c'è rischio contagio. Ci sono stati richiesti una serie di protocolli che abbiamo comunque rispettato e siamo disposti a continuare a rispettare. Quello che cerchiamo di far capire alle istituzioni, ma parlo delle istituzioni nazionali perché quelle locali comunque ci sono state vicino, cerchiamo di far capire al CTS, al ministro, a chiunque sia che prende le decisioni, che all'aperto il rischio contagio non c'è. Perché non è possibile far chiudere delle attività dove comunque il nostro reddito è quello creato da quello che facciamo. Se noi stiamo a casa non può aspettare lo Stato di pensare di poter conteggiare, fare delle valutazioni. Se tu mi lasci a casa tu mi devi garantire un qualcosa per poter tirare avanti, perché altrimenti non c'è nessuno che tira avanti o andiamo a rubare senza poter incassare un euro. Lo Stato penso che i loro soldi li prendano tutti i mesi, noi no in questo momento. Se tutti hanno gli incassi, hanno le spese giorno per giorno tramite l'ufficio delle entrate, hanno bisogno di avere delle domande da fare? Cioè vorrei capire solo quello. Quando interessa sanno le nostre percentuali, quando non interessa dobbiamo fargliele. Aspettiamo che comunque i mercati vengano tutti riaperti, perché stanno facendo ambulanti di serie B, ambulanti di serie A, quindi noi non chiediamo altro che fare il nostro lavoro, quindi mi sembra che non è poco. Tutto questo succede perché sembra a modo loro che non ci sono le distanze e come vedi qui siamo all'aria aperta, siamo in un posto sicuro, siamo più sicuri di così all'aperto non si può essere e non tengono conto dei supermercati che sono affollati dove c'è la possibilità di prendere il virus.